Questa era la nostra Michela Parrocco, questa è stata l'operaia della Whirlpool che ha annunciato la chiusura il 1° novembre. Buonasera al Ministro del Sud, Giuseppe Provenzano. Buonasera a voi. Benvenuto a Piazza Pulita. Buonasera, professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio per i Conti Pubblici all'Università Cattolica. Buonasera, professore. Partiamo da qua, però, insomma, hanno fatto un sacco di finte promesse a questi operai della Whirlpool. Sono state fatte troppe promesse che non ci si poteva permettere di fare? Questo governo può promettere qualcosa oppure alzate le mani? Innanzitutto mi lasci esprimere solidarietà a questi lavoratori, perché quello che hanno detto è vero. Il Sud non può permettersi di perdere uno stabilimento produttivo come quello della Whirlpool. Io non so cosa sia stato promesso loro, so che loro sono stati traditi e anche il governo italiano è stato tradito da una scelta di una multinazionale che non rende conto a nessuno. E questo è un primo tema da cui partire. Adesso il governo, questo nuovo governo, il ministro Patuanelli e il presidente Conte hanno voluto incontrare l'azienda in prima persona, non hanno avuto risposte positive, deve mettere in campo tutto quello che è possibile per salvare questo stabilimento. A me ha colpito qualche giorno fa un'intervista, innanzitutto con gli strumenti di politica industriale che abbiamo, mettendo a disposizione degli investimenti, ma le dico di più. Mi ha colpito un'intervista l'altro giorno fa di una operaia, si chiama Italia Orofino, su Repubblica, diceva: questo stabilimento è nostro, qui ho imparato la dignità del lavoro, qui ho appreso le competenze. Ed è vero, le competenze di questi operai, io le so perché li ho incontrati nella mia precedente veste, sono preziose e il sistema produttivo non le può perdere. Io penso che con loro quello stabilimento va salvato. Anche mettendo in campo strumenti che possono essere come il recupero delle fabbriche in crisi grazie ai lavoratori, sono strumenti importanti, con tutto il capitale produttivo che il Paese può mettere, e però noi dobbiamo imparare e cominciare anche a difenderci. Di fronte a una scelta come questa delle multinazionali, noi non possiamo allargare le braccia come abbiamo fatto per decenni. Però è possibile, le dico una cosa. Io avevo proposto tempo fa, da responsabile lavoro del PD, una legge sul tipo di quella francese, la legge Florange, che consente non di restituire i fondi che sono i fondi di investimento, perché quello è un'arma spuntata, perché gli investimenti quando li hai fatti non li restituisci più, ma di sanzionare. Se non proprio in un caso come quello della Whirlpool, se non rispetti un piano industriale che hai sottoscritto solo dopo 5 mesi, non adducendo alcuna motivazione credibile, tu hai paghi la possibilità di sanzionare. E questo Seguiremo anche in Europa. Noi seguiremo questa vicenda, staremo con gli operai e l'operai della Whirlpool, però si fa molta demagogia sulle multinazionali che arrivano e se ne vanno, arrivano i governi, promettono sfracelli, battono i pugni sul tavolo. Ma che si può fare davvero concretamente per fare in modo che un colosso non delocalizzi e non vada, come credo vogliono fare loro, in Turchia, perché gli conviene di più? Cioè, al di là del caso specifico, il problema è che abbiamo un'economia che è 20 anni che non cresce. Cioè, noi dovremmo cercare di fare in modo che le imprese sono contente di venire a investire in Italia. Il problema è che non vengono a investire in Italia perché noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni il peggior andamento dal 1861 dell'economia italiana. Cioè 20 anni senza crescita, ovviamente prima crescevamo meno, poi abbiamo avuto una decrescita, adesso cresciamo un pochino, ma se si guarda gli ultimi 20 anni, noi adesso l'italiano medio ha lo stesso reddito che aveva 20 anni fa in termini di potere d'acquisto. Non era mai successo dal 1861. Qualcosa è fondamentale. Ha ragione quello che dice il professore, l'Italia non cresce, eccetera. Però non possiamo sempre trovare alibi a tutti. Questa impresa ha una responsabilità, questo è un caso concreto. Ma questo è un caso concreto, noi dobbiamo dirlo, che questa impresa ha una responsabilità. Nella Costituzione c'è scritto un principio, la responsabilità sociale dell'impresa. Le multinazionali non l'hanno mai attuata e i governi devono farsi sentire, c'è la possibilità di farlo in Europa. Poi sono d'accordo con lei, non è ovvio, perché non è vero, ma ci sono delle imprese che al sud, ma guardi professore, ci sono delle imprese che al sud stanno investendo e che fanno profitti. Cosa c'entra che per 20 anni non cresciamo? In questo caso affrontiamo questo caso concreto e diciamo che per una volta c'è una responsabilità. Poi possiamo prendercela con i governi, precedenti, con i governi di Montarelli. È ovvio che bisogna fare qualcosa in questi casi concreti. Che se non ci sistemi il problema di più lungo termine, ce ne sarà questo, poi ne spunta un altro, poi ne spunta un altro, poi ne spunta un altro. Allora bisogna chiedersi quali sono i fattori che impediscono all'Italia di crescere. Ma io sono d'accordo. Nei casi concreti questo. Non c'è bisogno. È chiaro che bisogna fare qualcosa. E allora però facciamo un punto, perché arriviamo a bomba sul tema della manovra. Noi ne abbiamo parlato prima con Giovanni Floris, con Antonio Padellaro e la Ghisleri. Manca un po'
il sogno, ma il sogno è già una cosa grossa. Manca la sensazione con questa vostra manovra che le poche risorse che avete vengano utilizzate su un bersaglio grosso. Cioè sembra, non sarebbe meglio mettere quei soldi che ci sono su un unico grosso obiettivo, che ne so, la ricerca, l'università, anziché dare un po' di mance qua, un po' di là, dando la sensazione che alla fine nessuno davvero sarà contento. Parlo del piccolo riduzione del cuneo fiscale, 500 euro all'anno al lavoratore, sono cose che non cambieranno probabilmente la traiettoria di crescita del paese e dei consumi. Manca il sogno. Innanzitutto abbiamo evitato l'incubo, che ci siamo dimenticati troppo in fretta, perché fino a 2 mesi fa discutevamo di una manovra che doveva o aumentare l'IVA o fare tagli sociali. Questa né aumenta l'IVA, che significava 540 euro all'anno in più per le famiglie, e non fa nemmeno tagli sociali. Poi guardi, quello che dice lei probabilmente è vero. Io avrei preferito che ci fossero più soldi nella riduzione delle tasse ai lavoratori per aumentare ancora di più gli stipendi. Detto questo, come fa lei a dire che una mancia 40 euro? 40 euro al mese per uno che guadagna 800 o 1000 euro, non, per noi sono pochi, per alcuni di noi, ma per loro possono fare la differenza. Come si fa a dire lo dovevi dare ai lavoratori, non lo devi dare alle famiglie con basso reddito che devono portare un bambino al nido? Questo, cioè, è molto difficile da fare. Le risorse sono limitate. Le faccio un'obiezione, Ministro. Io non sono appagato. Non dico che abbiamo fatto tutto bene, dico che abbiamo fatto il possibile. È anche un po' quello che era giusto. E questa manovra comincia a invertire la rotta. È il sogno? No, è fare i conti con la realtà. Io però vorrei dire che l'incubo è stato evitato, che questo paese andava a sbattere. Avevamo la promessa di flat tax e riducevamo le tasse ai lavoratori. Avevamo i condoni e abbiamo la lotta all'evasione fiscale. Avevamo un rischio di uno sfondamento sul deficit penalizzato dai peccati e abbiamo la riduzione più bassa dello spread da diversi anni, sì, a questa parte. Questo è, e fare i conti con la realtà e provare a poi invertire la rotta. Poi le dico cosa penso dei 40 euro. Credo che moltissimi giovani italiani che in questo momento, andando all'estero, sono dovuti emigrare, se ne sono andati, non sono solo cervelli, sono ragazzi che vanno a fare i camerieri magari in Norvegia o in Inghilterra, perché vengono assunti e qui lavorano al nero per 4 soldi. Tanti di questi ragazzi, piuttosto che avere 40 euro al mese in più, preferirebbe avere un sistema formativo che funzioni e che gli permetti di trovare il lavoro qui, e che possono veramente crescere nel nostro paese, e rinuncerebbero a 40 euro. Io dico soltanto che questa ottica della mancia non ci porterà a cambiare il paese. Ma questa non è la mancia. Mettere qualche miliardo sull'università, sì. Ci sono 11 miliardi di investimenti. Guardi, questa è la mia battaglia. Ci sono 11 miliardi di investimenti in più. E le cose che sta dicendo lei, bisogna farle soprattutto al sud. Per questo, insieme alla manovra, faremo un piano per il sud, che significa investimenti in primo luogo nella scuola, in tutta la filiera. Perché anche dall'asilo si costruiscono quelle competenze. Sono veramente d'accordo con lei. Allora siamo d'accordo. I soldi sono pochi. Noi abbiamo deciso 11 miliardi in più di investimenti. Quando si parla di Green New Deal, significa anche investire nell'innovazione, nella ricerca, significa Speriamo anche investire nell'università. Lei che cosa vede in questa manovra? Questo ci sono, professor Cottarelli. Sono scritti, bisogna poi realizzarli. Allora, io credo che effettivamente sia vero che si è evitato lo scenario peggiore, cioè quello che ci sarebbe stato se si fosse deciso di dire facciamo una manovra di flat tax con un ampio deficit. Poi la flat tax può anche andare bene, a qualcuno può piacere, altri meno. Una flat tax fatta in deficit, cioè portando il deficit al 3-3,5%, non è che si fa lo sconto con l'Europa, si fa lo sconto con i mercati finanziari, ci trovavano di nuovo con lo spread a 350, eccetera. Dopodiché si faceva marcia indietro e il danno era già stato fatto. Detto questo, la manovra non è né bene, non fa né bene né male, diciamo, evita di creare problemi. Il deficit complessivo, il deficit che cos'è? Sono i soldi, il deficit è la differenza tra i soldi che lo Stato spende e che mette nell'economia e quello che ritira tramite le tasse, quello è il deficit. È il netto che si dà all'economia, quindi il deficit rimane più o meno sullo stesso livello dell'anno scorso, quindi fondamentalmente la manovra non è né espansiva, la legge di bilancio non è né espansiva né restrittiva, perlomeno guardando i grandi numeri. C'erano pochi soldi, cioè effettivamente si dice pochi soldi qui, pochi là, si poteva forse mettere insieme. Abbiamo salvato l'osso del collo per quest'anno e bisognerà poi capire che sì, bisogna fare, ma il problema è che non credo che il bilancio dello Stato possa diventare la fonte di crescita di per sé. Si può lavorare, fare più investimenti, fare un po' meno di sprechi, eccetera. Però credo che sia necessario fare cambiamenti fondamentali nella semplificazione del paese, la riduzione della burocrazia. Se andiamo a chiedere
alle imprese estere perché non vengono a investire in Italia, ci sono da anni tre motivi, sempre gli stessi, non è mai stato l'articolo 18 a dire la verità, sono il livello di tassazione che si può ridurre, però si trovano risparmi sul lato o dell'evasione fiscale o della spesa, la burocrazia e la lentezza della giustizia. Queste ultime due cose non richiedono molti soldi per farle. Io spero che il governo si impegni molto su queste cose. Professore, anche sulla base delle cose che lei ha sempre detto in questi anni e che io non sempre condivido per la verità, questa è la prima manovra che torna a fare deficit ma per fare investimenti, e fare investimenti serve esattamente a migliorare la competitività del paese. Si crescono gli investimenti degli 11 miliardi in 3 anni, questo non è lo scenario migliore possibile, ma è l'avvio di un percorso. Questo va riconosciuto soprattutto da una persona come lei che ha sempre detto: se fate deficit almeno fatelo per gli investimenti, questa volta non si fa per coprire spese correnti. Questo diciamocelo, altrimenti non riusciamo mai a individuare il percorso verso cui dobbiamo vedremo se poi gli investimenti saranno effettivamente. Sono d'accordo con lei, infatti però poi il punto non basta fondamentale è che se guardi i grandi numeri non fate più deficit, e d'altra parte sarebbe stato pericoloso farlo. Il deficit, il totale dei soldi che si mette nelle tasche degli italiani, rimane più o meno uguale a quello dell'anno scorso. Forse cambierà la composizione, spero che gli investimenti si facciano, perché poi spesso si fanno piani e non si realizzano. Ci sono anche dei soldi già stanziati per fare gli investimenti che non si sono fatti. Beh, questo è competenza del Ministro del Sud, tra l'altro, fare in modo che si spendano i soldi dell'Europa. Scusate, però si mettono gli stessi soldi nelle tasche delle stesse persone. È la stessa cosa mettere nelle tasche degli italiani. Ma questo è un discorso un po' generico, perché è la stessa cosa mettere i soldi in uno che ha 100.000 euro di reddito, gli fai la flat tax al 15%, o mettere uno invece che arriva fino a 35.000 euro e gli aumenti lo stipendio. Lo dico per spiegarlo agli altri, per dirlo agli altri che non è la stessa cosa, perché una cosa rilancia i consumi, un altro fa un favore a chi invece non se lo può permettere. Rispetto all'anno scorso non c'era la flat tax, non c'è quest'anno, va bene. Ministro, è venuto il segretario della CGIL Landini settimana scorsa, sì, e la sua ricetta, diciamo, per trovare i fondi, per fare appunto gli investimenti, è sicuramente combattere l'evasione fiscale a più non posso. Però non basta, secondo lui bisogna anche, una volta recuperata l'evasione fiscale, far pagare più tasse a quelli che guadagnano di più. Quindi, secondo Landini, uno che guadagna, non so, alcune centinaia di migliaia di euro all'anno deve avere un'aliquota più alta di quella che paga adesso. È una filosofia, un'impostazione, paghino di più i ricchi per far pagare di meno quelli che hanno meno reddito. Condivide questa impostazione? Ma guardi, nell'accordo di governo non c'è una riforma complessiva dell'IRPEF per come la sta disegnando lei e secondo le cose che ha detto Landini. Io personalmente lo condivido. L'altro giorno ho controllato che quando sono nato io, nel 1982, l'aliquota minima era al 18%, l'aliquota massima era al 65%. Nel corso di tutti questi anni noi abbiamo avuto un progressivo schiacciamento che ha pesato sulla classe media soprattutto, in cui in tutto il mondo, ma anche in Italia, in cui l'aliquota minima è arrivata al 23% e l'aliquota massima è scesa al 43%. Significa che hai colpito la classe media. Io penso che dobbiamo riscoprire la progressività dell'imposizione fiscale, ma non basta però farlo solo sull'IRPEF, che colpisce sempre solo i lavoratori. Noi dobbiamo immaginare un sistema di tassazione che colpisca per esempio le grandi multinazionali, i colossi digitali, cosa che si sta facendo in Europa, cominciare con la web tax. Dobbiamo spostare la tassazione sempre più dal lavoro dal lavoro e soprattutto dalle fasce medio-basse di reddito, alla rendita, a dove davvero si costruiscono i profitti. Andiamo veloci, è Ministro del Sud, no? Certo. Della coesione territoriale, che significa non solo il sud ma anche le aree svantaggiate. Ogni volta che andiamo con le nostre telecamere al sud troviamo delle situazioni intollerabili, insopportabili, di diseguaglianza, di povertà, disoccupazione, di sfruttamento. Mi dice una cosa concreta che tutti quelli che ci guardano capiscono subito che lei intende fare per il sud? Aprire le scuole a tempo pieno per tutti. Sì, questo è fondamentale. Questo è quello che vorrei fare. Aprire le scuole a tempo pieno, togliere i bambini dalle strade e dare l'opportunità a tutti questi ragazzi, che sono quelli che ho conosciuto io, quelli che ho studiato per una vita, che il loro destino non sia segnato solo dalla famiglia o dal quartiere in cui nasce. Professor Cottarelli? Questa è la cosa più importante sul sud.
è la cosa più importante sul Sud che ho sentito dire da tanto tempo, quindi sono perfettamente d'accordo, la scuola è la cosa più importante, bisogna partire da lì. Senta, Jobs Act, quota 100, reddito di cittadinanza, quale abolirebbe per primo? Ma guardi, io non abolirei nessuna delle tre, dico che non sono riforme per far crescere il lavoro. Per far crescere il lavoro servono investimenti, l'idea che lo fai solo agendo sulle regole come sul Jobs Act è un'idea secondo me fallimentare. Quota 100 non è una politica del lavoro e nemmeno il reddito di cittadinanza è una politica del lavoro. Non sta funzionando la parte sulla ricerca del lavoro. Il problema è che nessuna di queste tre cose è nell'accordo di programma e io da ministro della Repubblica a quello mi devo attenere, però se mi chiede cosa penso io le dico quello che penso. Senta, lei è il ministro del Sud, sono appena tornato dal nord, sono stato un po' di giorni tra Milano, Bergamo, lo dico anche a lei professor Cottarelli, e quando vai al nord vedi un paese completamente diverso da quello che vedi al sud, profondamente diverso, sì. Poi fai due conti e dici il presidente del Consiglio è della provincia di Foggia, il ministro degli esteri è di Pomigliano d'Arco, il capo del partito democratico è romano de Roma proprio, e di nord ce n'è poco dentro al governo. Esiste una questione settentrionale trascurata da questo governo, professor Cottarelli? No, cioè, esiste una questione settentrionale, regionale, che questa situazione in cui c'è un divario così grosso tra il sud, reddito pro capite del sud è il 58% di quello del resto del paese, e le regioni più ricche del nord ovviamente lo scrivono, è una cosa intollerabile, cioè è una priorità. Abbiamo parlato, la scuola è una cosa fondamentale. L'altra cosa importantissima è che la pubblica amministrazione funzioni in maniera uguale in tutte le parti del paese. Ovviamente deve funzionare bene in tutte le parti del paese. Purtroppo vediamo che non è così attualmente. Per esempio i tribunali al sud, in media, poi ci sono eccezioni, sono più lenti di quelle del nord. Allora io comincerei da lì, far funzionare. È importante fare gli investimenti, infrastrutture, eccetera. Però, ma prima di tutto deve funzionare bene la pubblica amministrazione a partire dalla scuola. 30 secondi, ministro. Sì. Cioè, io vorrei dire che questa storia dell'anagrafe del governo, scordiamocela, perché ad esempio non basta essere meridionali per essere amici del sud e amici del mezzogiorno. Io ho visto per decenni meridionali che hanno governato contro gli interessi del mezzogiorno. Allora sa cosa le dico? Che noi dobbiamo anche cambiare prospettiva, smetterla con questa contrapposizione tra nord e sud, riscoprire un fattore che è cruciale dell'interdipendenza, perché è vero il divario che è enorme, ma è vero anche il fatto che interessa in primo luogo del centro-nord, soprattutto in questa fase di congiuntura internazionale, investire anche al sud, attivare il motore interno dello sviluppo, perché altrimenti questo paese non si rialza. Il 9 novembre ricorre l'anniversario del muro di Berlino. Abbattiamolo pure qui, questo muro. Grazie ministro, in bocca al lupo, grazie professor Cottarelli.